No, decisamente non era questo. Era. No, era questo. Però era più in basso. Guarda, guarda, guarda. Così, 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 così. Sì, funziona. Grazie a Ginghi per l'abbonamento. Allora, che cosa sto facendo? Sto giocando a una versione di Pokémon che non è mai esistita. Si tratta della beta di Pokémon Oro, ovvero, dopo l'uscita del primissimo gioco Pokémon, pensavano di realizzare un gioco chiamato Pokémon 2. E questo gioco, beh, è stato riportato in vita recentemente grazie a chi ha rubacchiato un po' di cosette dalla Game Freak, dai creatori del gioco, per cercare di vedere come sarebbe stato il gioco se. Ebbene, sto provando a giocarlo. Ci sono un sacco di Pokémon che poi sono stati scartati, un sacco di differenze. E noi stavamo andando alla seconda palestra. Dio mio, sta tizia mi segue. Stavamo andando alla seconda palestra per la seconda medaglia, che è in una città diversa rispetto al gioco definitivo, ovviamente. E beh, lui è il capo palestra, che ora è sostituito da Raffaello per chi ha giocato questi giochi. Ora, ma sì, manderei a Quallo come primo Pokémon stavolta. Purtroppo questo gioco sapeva di star completando qualcosa di non finito e quindi ha alterato alcuni elementi all'interno del mondo. Alcuni capi palestra che nella versione che è stata rubacchiata, non avevano uno sprite, è stato sostituito con lo sprite più recente. Questo invece no, questo è l'originale. Questo è l'effettivo aspetto che lui ha nel gioco normale, cioè in questa versione speciale. Ok, mi sto rendendo conto ora che lo schermo. Ok, sì, la sua testa è comunque effettivamente tagliata, solo che è tagliata meno di quello che sembra. E vedi, vedi dov'è il problema? Che mi cambia dimensione all'improvviso. Aspetta, che ve lo rendo più cariucciolo. Voi che mi raccontate? Quali sono le novità nelle vostre vite? Sì, oggi esce un video sul canale principale. Ho già annunciato che sarà un video su un film che tutti quanti conoscete molto bene. Perché Hoppip? Non avevo cambiato con Aqualla. Vabbè, ormai. Sì, esce un nuovo fantastico video su The Amazing Digital Circus. Vediamo se posso avvelenare. Ecco, infatti. Non posso avvelenare i Pokémon di tipo veleno. Si sa mai, essendo che questa è una beta, ci sono tante differenze. Non ho ancora visto se ci sia il tipo acciaio, per esempio. Vai, Aqualo. Ok, terrificante che tu debba pagare un debito messo da qualcun altro, ma ciao persona in chat che sta pagando un debito e in bocca al lupo per quello. Cavolo. Wingtail! No, non c'è nessuna challenge qui. È proprio il voglio scoprire come fosse questo gioco che non è mai uscito. E per ora diciamo che il risultato finale è. Guardate. È ingiocabile. Ma non perché non è finito il gioco, ma perché ci hanno ragionato troppo poco. È uguale alla prima generazione. È letteralmente la prima generazione, ma in una regione nuova. Si vede che non hanno pensato molte cose. Quindi il rivale è un rivale.exe, non è un rivale vero e proprio, come lo è nei giochi definitivi, che è un ladro con delle difficoltà e tutto il resto. No, è semplicemente se stesso. Mamma mia, quanto è strano. Questo era Ledian. Ledibal l'abbiamo già incontrato ed è quasi uguale. Era Ledian ad essere ispirato a una. È orribile. Felice che l'abbiano cambiato. Però sì, ci sono anche troppi baby Pokémon. Tutti i primi percorsi sono pieni di baby Pokémon. Quello che sto usando ora è baby Growlithe. Ho incontrato anche tantissimi altri baby di tutti i tipi, è insopportabile. È insopportabile. Capisco perfettamente perché abbiano cambiato idea con la seconda generazione.
Vabbè, è chiaro come andrà a finire questa lotta. E invece no, si è confuso. Paddypup. Paddypup. Ah, ok, ce l'ha fatta. Non conoscevi questa versione? Ok, è praticamente stata trovata da Leak Chamber e... è la versione del 97. Uscita subito dopo la prima generazione, mai pubblicata. E ci sono alcuni Pokémon di seconda generazione che abbiamo già conosciuto, ma la maggior parte sono del tutto nuovi. Tipo appunto Aquallo. Ovvero lui che è il mio starter di tipo acqua. Non c'era Totodile, già. Nemmeno Cyndaquil, nemmeno Lugia, un sacco di Pokémon famosissimi non c'erano. Ma c'erano al contrario un sacco di Pokémon che non ti aspetti. Per citarvi uno dei Pokémon che c'è, ragazzi, c'era Leafeon. Perché avevano pensato da subito di aggiungere una nuova evoluzione di Eevee con la pietra foglia. E nulla, è quel genere di live che faccio quando voglio stare un attimo tranquillo, voglio creare qualche piccolo contenuto, ma alla fine mi seguiranno in pochi oggi, suppongo. Poi sì, è anche stata improvvisata, nessuno sapeva che sarei andato in live, mi sono dimenticato di cambiare Pokémon, pazienza. Aquallo non c'è più, ma Paddypup può ancora darci grandissime... Dai, soddisfami. Non sono deluso. Ok, ora... io odio Beedrill, non vorrei mai mandarlo in campo. Vai. L'unico Pokémon di prima generazione che ho preso perché mi serviva. Beccata. Ok, no. Comunque sì, le differenze sono tantissime rispetto al gioco. Se faccio morire i Pokémon, fidati che si riempie. È la morte dei miei Pokémon ad attirare pubblico, secondo voi? Perché sì, è probabile, nelle Nuzlocke di solito è così, ma nelle Nuzlocke è un'altra cosa, perché ci sono io che piango in live, quindi giustamente la gente si aggiunge, ma in queste... Doppio calcio? No. Vai, Oppip. Dimostraci che tu sei meglio di Beedrill. Non hai dimostrato un granché, ma sono... Va bene, vai Beedrill. Bene. Bene. Dall'uovo che abbiamo trovato ieri è uscito Tyrogu, ma Tyrogu è molto diverso rispetto a come nei giochi. E... credo che morirei e basta, vero? Perfetto. Ma noi ritentiamo, vero? Noi siamo bravi e ritentiamo. Non ho qualche bacca particolare, no. Decisamente no. Mettiamo semplicemente come primo Pokémon qualcun altro. Boh. Proviamo a partire con Dom, che avendo beccata magari si riesce a fare i primi due Pokémon e poi... Sì, Tyrogu è diverso. Ma un sacco di Pokémon sono tanto tanto alterati. È Beta Oro. È Beta Oro. Versione Reforged, perché giustamente il gioco non era finito e qui l'hanno reso finito e quindi giocabile. Prima anche le mappe avevano dei pezzi che non erano attraversabili, perché erano lì giusto per controllare gli ingombri, gli spazi, eccetera, quindi hanno corretto tutto.
Ah. No, è affascinante. Cioè, pensiamo anche al fatto che fino alla prima palestra questa era pensata per essere una demo. Cioè, questa venne distribuita come demo, è per questo che sono riusciti a rubarla. E chissà quanta roba avevano già cambiato nella versione successiva del 98, per esempio. No. Vabbè, diamo un attimo di gioia anche agli altri Pokémon. Vai, vai Beedrill, dai. Porca vacca. Ma noi ce la faremo. Complimenti Beedrill. Hai battuto un Pokémon al 18. Tripstar, va bene. Ecco, si chiama Tripstar questo. Rendiamoci conto. E boh, diamo qualche dannino, facciamogli un pochino male, non gli faremo un pochino male, perché... Oh no, invece no, gli faremo un pochino male. Pochino, pochino. No, non lo cambio, spero che non mi colpisca subito, perfetto. E adesso mandiamo qualcun altro, tipo... Questo è il momento giusto per riprovare con Dom. Vai con beccata. E invece... Oh! Oh. Va bene, vai Paddypap. Dimostra le tue incredibili qualità, dai! Ah, sappiate che in vostra assenza ho tirato su un po' i livelli di Pokémon in modo da poter andare avanti a giocare con più tranquillità. Come vedete non è affatto sufficiente, ma mi è scappato un altro Vulpix. Cioè un altro mini Vulpix, non mi ricordo come si chiama la pre-evoluzione di Vulpix. Dai. Sì! Contro Pinsir usiamo ancora Paddypap. Magari usa una mossa di difesa e riusciamo a colpirlo. Perché mi illudo? Ora vai con... Non so, indeboliamolo con qualcun altro prima di colpirlo del tutto, no? Vai Hoppip! E adesso lo avveleniamo, dai. Wow, Hoppip ce l'ha fatta! Complimenti, Hoppip! Ok, mandiamo anche Tyrogu per dargli ancora un colpettino, ma non funzionerà mai. E invece sì! Bind non è legato tutto. E invece no. Ah, ogni volta che mi batte lui non subisce l'avvelenamento? Questa cosa non la sapevo, cioè non me ne ero mai accorto. Dai, pistola acqua. Dai, ce la possiamo fare. Io credo in noi. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Dai. Dai. Se si fosse stato Nanasolo che non mi sarei messo ad affrontare un capo palestra così a vuoto e non avrei fatto la squadra sulla base dei Pokémon che mi piacciono. O di quelli che riesco a trovare. Cosa?
Pure. No, tranquilli, i Pokémon di prima generazione non sono stati alterati in questi giochi, quindi un Pokémon che si evolve normalmente in prima generazione continua a farlo. Questo sarà il taglio brutto cosa va Pinsir, vero? Infatti. Dai. Abbiamo la nuova medaglia. Curiamo i Pokémon. E vi mostro come è fatto questo Tairogu. Nidorino, Aqualo, Hoppip, che era diverso rispetto a come nei giochi normali, Beedrill, che vabbè, Tairogu, sì, Paddypup, pre-evoluzione di Growlithe, e comunque sì, dall'uovo è uscito Tairogu. Ora, non ho grandi interessi in alcuni di questi Pokémon, quindi direi che di Tairogu ci liberiamo. E vedremo che cosa ci sarà all'interno del prossimo percorso. Ed ecco, abbiamo già visto che c'è un deserto, quindi io sono curiosissimo di vedere come hanno gestito un deserto durante la prima generazione in realtà. Perché qui non siamo ancora in seconda, quella che doveva essere la seconda. Allora. Oh! Non sono arrivato neanche all'erba alta. Oh, va bene, va bene, va bene, va bene. Perché ha un Voltorb a livello 2? Va bene. Ok, questo è già a livello 8. Sì, però se già il secondo è a livello 8, mi devo preoccupare per il terzo. Ah, non lo so. Comunque ricordate che questo gioco era in bianco e nero, oltre a quello. E che l'hanno cercato di migliorare usando il motore di cristallo. Anche se i Pokémon non si muovono quando vengono mandati in campo. Dai, ma ce la caviamo. E questo è l'ultimo e mando ancora Dom. Dai. Perfetto. Ora cambiamo Pokémon da mandare in campo per primo. Ed entriamo per la prima volta nell'erba alta del deserto. E non c'è niente, vuoto totale, yeah! Spearow. Cioè io devo arrivare fino al deserto per trovare Spearow? Un oggettino carino. Baccamenta che cosa fa? Non me lo ricordo. Oh no. Ok, cosa devo fare adesso io per passare? Mi aspettavo di avere tutto il deserto di fronte a me. Vi ringrazio per la battuta su Adventure Time.
Sempre apprezzate. Vabbè, intanto... Ecco, lei Siri mi sa tanto di persona saggia. Non poi così saggio. Tu sai come passare di là? Io la torre radio l'ho già esplorata tutta, a meno che non ci sia qualcosa di diverso, perché ho due medaglie. Qualcuno sa dove devo andare? Grazie per il raid, grazie Kimi Università. Grazie mille per il raid. Qualcuno sa come devo fare per passare attraverso gli Slowpoke? Non so cosa fare. Baccamenta cura il sonno. Ok, grazie. Dove devo andare io adesso per gli Slowpoke? Tu mi dai qualche differenza visto che adesso ho una medaglia in più? Dovrei darla agli Slowpoke per svegliarli? Proviamo? Mi sembra un'ottima idea. Sembra davvero un'ottima idea. Scopriamolo. Scopriamolo. Ecco. Vediamo, speriamo che sia un Pokémon nuovo. No. Però sarebbe strano che fosse la menta, perché io alla menta potevo già accedere. Direi di no. Di nuovo un Nidoran. Da quanto gioco a Pokémon su Twitch? Credo 3 anni ormai. Ma non ti preoccupare. Oddio. Aspetta, Ideona. Ideona! A parte che giustamente devo andare a farmi l'acconciatura. Sì, i sotterranei poi li avrebbero messi a Fiordoropoli. Credo che si evolva per felicità il nostro povero Paddypup, quindi felicitiamolo. No, non ho creato io questa beta completa. È stata completata da qualcun altro che si è studiato davvero che cosa era previsto all'interno del gioco. Allora, mi è venuto in mente che c'è anche questa direzione in cui posso andare. E che di qui possiamo arrivare fin qui. Vediamo, magari... Ok, possiamo arrivare a una nuova città. Anche se non so dove si trovi. Ok, anticlimatico. Davvero anticlimatico. Beh, scopriamo com'è. Prima volta che incontro il Team Rocket. Ci sono delle miniere. No. È il museo oceanografico. Stessa idea della terza generazione.
No, è pieno di cose che poi sarebbero tornate nelle generazioni successive, ma che avevano pensato da tanto, tanto tempo. Di qui non si entra, non... Va bene. Vediamo qui che cosa c'è. Ah, niente, casa di gente. Cos'è un Kurstro? Vabbè, tanto non ce l'ho un Bellsprout, quindi non... Non mi sarà utile. Beh, Pokémon Market mi è utile per prendermi qualche altra Mega Ball. Non sono bravo in matematica. No, no, non è Aranciopoli. Il team da chi è composto non lo so. Dovrebbe essere il team Rocket. Ma è solo un dovrebbe. C'è un'altra palestra, subito. Siamo già arrivati alla terza palestra. Oh, qui c'è un percorso invece. Bello ampio. Ok. Cosa fa? Cosa ho premuto? Allora. E quindi procedendo verso l'alto invece è bloccato. Oh, il Team Rocket ha rotto il ponte, quindi non si può più lasciare la città in quella direzione. Ok. Beh, scopriamo com'è la palestra a questo punto. Perché questa è la terza, dovrebbe essere la palestra di Chiara nel nuovo gioco. Non è un buon segno che sia così vuota. È tanto vuota. Io sono sicuro che arriverò in fondo e non ci sarà nessun capo palestra, vero? Già. Beh, poteva andar peggio. Che è successo al capo palestra? Whitney, quindi è Chiara, sì. Ok, deve essere in giro per la città a occuparsi di qualcosa. Va bene. La troviamo, la troviamo, la troviamo. Beh, non vedo motivo per cui questa non debba essere casa mia ora. Mi ha dato un amo. Quindi ora posso pescare. Ovviamente doveva essere un Magikarp. Vabbè, è un Magikarp. Usiamo un Alarball, è vero, la Escaball. Non interessa leggere il Pokédex di prima generazione perché sicuro non avevano scritto niente nel Pokédex. Vabbè, visto che non la trovo, esploriamo il nuovo percorso. E lui manda in campo... Oh, Machop! Risolta in fretta, perfetto. Dai, magari un Pokémon nuovo.
un bel sprout. Ok, sì. Se lo catturiamo possiamo scambiarlo con la tizia per un Pokémon che non abbiamo mai visto prima. Vediamo. Gli lanciamo una bella Mega Ball. E abbiamo un bel Sprout. Ok, sì. Kotora. Ragazzi, Kotora. Adesso, gli diamo un colpettino per vedere quanto male gli possiamo fare. Ora un altro colpettino. Va tutto bene, ce ne saranno altri. Ce ne saranno altri. Dov'è il Pokémon Center? O cosa? Questa è stata una bellissima sorpresa, l'anziano che mi corre incontro terrorizzato perché sta cercando la capopalestra che a quanto pare è giovane fanciulla e non la trova. Oh mio Dio, dovrò andare nella miniera e cercarla, va bene. Perché? Perché sono un idiota? Non sono andato a... Cioè io mi sono fatto distrarre dal vecchio e non ho fatto quel che dovevo fare, cioè prendermi Bellsprout. Dio mio, la mia stupidità certe volte riesce a raggiungere dei livelli che non riesco a raggiungere nemmeno impegnandomici. Ora, deposita. Magikarp. Ritira Bellsprout. Io cerco di accelerare ogni tanto per rendere il gioco più veloce, ma la maggior parte delle volte finisco nel posto sbagliato. Allora. Sì, ho Bellsprout. Scopriamo che cos'è un Kurostrow. Sono un po' deluso, non sono stati attenti perché di sicuro questa animazione non era pronta nel gioco non finito e hanno quindi riciclato l'animazione di seconda generazione. Però in quella di seconda generazione loro usano un Game Boy Color e questo gioco non era per il Color. Tutta questa emozione per un Pokémon orrendo. Ha un oggetto però. Ha una bacca. Io voglio... quel Pokémon tondissimo e ciccionissimo. Quindi adesso lo cerchiamo per bene. No. No.
Fanfi! Che bello che è Fanfi! È diverso! È decisamente diverso rispetto a com'è alla fine del gioco. Guardatelo che bellino che è. Dai. Dai. È talmente perfetto che lo catturerei così a vuoto. No. Ritentiamo. Dai. Ok, Fanfi catturato. Però dovrei forse cambiare... No. Adesso noi... Marip! Ok, però Marip lo conosciamo già. Dove sei? No! Dove sei? Eccolo! Eccolo, Kotora! Così gli si fanno perdere i turni, sì. Funziona benissimo. No, funziona per niente. Io perché faccio ancora le live? Che passo il tempo a umiliarmi, cioè... Io praticamente faccio queste live solamente per... Per umiliarmi, sì. Decisamente solo per umiliarmi. Voglio quel Kotora! Oh. Va bene, affrontiamo il bimbo. Mandiamo Paddy Pappa che impara un pochetto a dar fuoco alle cose. Bellsprout. Kotora, perfetto. Abbiamo un altro Kotora. Ora. Prima lo avveleniamo. Prima lo avveleniamo. Adesso Kotora sta male. Noi però usiamo sintesi. Perdiamo un po' di turni. Ora, nel dubbio, iniziamo a lanciare qualcosa. Lanciamo una Mega Ball. Magari resta dentro da subito. Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo un Kotora.
E ora noi facciamo una cosa terribile. Guardate. Lui non sapeva che cosa gli stesse per succedere quando ha lottato contro Kotora. Ma noi adesso lo depositiamo e ritiriamo, guarda caso, Kotora. Perfetto. Ah. Adesso proviamo a pescare, così sono sicuro che mi becco un Pokémon d'acqua. Perché non trovo più niente? Cos'è, ho spaventato i pesci? Dai, 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 ce l'abbiamo. No, non funzionerà mai combattere contro i Magikarp. Mi toccherà combattere contro cose vere. Tipo un altro Kotora? Davvero? Ah, il mio Kotora è più forte. Oh. Beh, comunque mi troverò di fronte a dei Pokémon d'acqua, anche se sono di un allenatore, uguale. Oh mio Dio, Quillfish era diverso! Beh sì, così è ancora più diverso. Per chi non lo sapesse, nelle vecchie generazioni quando il Pokémon usava minimizzato, veniva davvero minimizzato. Qui li fece uguale, io lo non lo ricordavo con tutto quel viola. Dai, Kotora. Noi continuiamo a esplorare. Mordilo, 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 Kotora! Mordi, mordi tutto! Mordi, Kotora, mordi! Attaccalo! Anzi, mordilo, sei un gatto, mangialo, Rattata, mangialo! 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 Bravissimo, Kotora. Adesso devo cambiare Pokémon perché altrimenti, poveretto, ti fai male. E chi mandiamo? Torniamo ad allenare Paddypop. Tanto nella miniera sicuro ci sarà un Pokémon di tipo roccia, quindi dovrò usare il mio starter. Piccolo contesto. Quando io scrivevo per Pokémon Central Wiki, avevamo una discussione nel forum. Perché spesso mettevamo in dubbio le fonti di chi dicesse no, c'è questo Pokémon scartato, c'è questo Pokémon che è stato eliminato, che ha questo aspetto, fatto così. E tutte le volte diventava un problema discuterne. Perché c'erano dei Pokémon che tu li guardavi e dicevi... ma è un Pokémon scartato. E uno di questi che ci aveva fatto discutere tantissimo era Meryl Rosa. Perché continuavamo a parlare del... scusatemi, ma non ha senso. Cioè, perché un Pokémon scartato dovrebbe essere perché un Pokémon scartato dovrebbe essere semplicemente un'altra colorazione di un Pokémon che in realtà abbiamo già visto. Ve lo mostro direttamente, guardate. Prendo la Wayback Machine... e Pokémon Central Wiki.
Datemi un secondo, vi mostro proprio. Per chi non lo sapesse, Pokémon Central Wiki è la Wikipedia di Pokémon in Italia. No. Ok, ce l'abbiamo. Andiamo su Wayback Machine, così vediamo il sito com'era ai tempi. E ce l'abbiamo, perfetto. Prendo una qualsiasi data dal 2013. 20 febbraio 2013. Perfetta. Perfetta. Ok, la pagina era fatta così. Quindi, come era fatta? Punto primo, il logo, che è quello che effettivamente vediamo all'inizio di questo gioco. Vecchi design dei Pokémon. Quindi vediamo che ci sono dei disegni improvvisati per questi tre. Questa immagine che tutti ormai conosciamo in memoria, e poi il rivale, Ladybug con un aspetto leggermente diverso, e poi la sfida di Pikachu che ho fatto nell'ultima live. Poi c'erano degli screenshot del gioco. E sia qui che qui ci sono già stato. Questo mi ricorda qualcosa, ma non sono sicuro. Ah, è vero, arrivano addirittura da versioni diverse. Affascinante, affascinante. Ed era tutto molto curioso in tutto ciò. Ora, c'erano i Pokémon scartati. Qui vediamo un Meryl che è già dei colori giusti, va bene, ma... Aspetta. Ah sì, questi sono ancora design scartati di ambienti, non per forza dalla versione a cui sto giocando ora. Aspetta. No, ma c'erano anche i Pokémon scartati in questo sito, sono sicuro. Ci fu un momento comunque in cui inserirono il Meryl rosa, ma forse non era in questa pagina. Chissà se posso usare il motore di ricerca all'interno di questa finta pagina. Sarà difficile trovare i Pokémon scartati dal sito vero e proprio, aspetta. Vediamo. Grazie Domitz per aver partecipato a così tante trasmissioni consecutive. Allora, Pokémon scartati. Se io cerco Pokémon scartati, mi esce tutt'altro. Come si chiamavano? Pokémon eliminati? C'era questa pagina, ma temo che non ci sia più. Qualcuno di voi se lo ricorda? No, no, era la Wiki italiana, sono sicurissimo. C'era una pagina con l'elenco di Pokémon eliminati dalla seconda generazione. Ne conoscevamo tipo 5. Uno era Happa, che era la versione alternativa di Chikorita, e uno era Meryl, però era rosa. E poi c'era anche Goroccio, che ai tempi non si chiamava ancora Goroccio, lo chiamavano semplicemente, boh, un Pokémon tipo fatto così, che in realtà come design era una via di mezzo tra Pikachu e lo starter effettivo di questa generazione. Cavolo. Niente, non me lo ricordo. Fatemi sapere se li trovate e noi torniamo a preoccuparci di questo. Ho mandato davvero il Pokémon sbagliato. Vai Dom. Vista la situazione, temo che dovrò tornare fino alla città facendo questo percorso. No! Vabbè, lui contro lui ce la facciamo.
e ritorniamo al punto di partenza. Che cosa hai trovato, Ginghi, che non sai se sia quello che stavo cercando? Pokémon Oro Argento Beta è quello che ho usato io ora. Quello che ho appena detto non è quello che cercavo. È proprio la pagina che avevo aperta. Prototipi di Pokémon e personaggi è il nome. E allora vediamo. Era prototipi. Ho avuto un attimo di dislessia improvvisa. Sì, sì, è questa. Che adesso ne abbiamo tantissima di roba, tantissima roba che prima non sapevamo. Ai tempi che cosa sapevamo? Niente. Sapevamo solamente questo. Dai che ci arriviamo, dai che ci arriviamo. Che fatica a caricare, eh? Dopotutto la Wayback Machine è l'archivio di tutta internet. Ecco, c'erano solamente questi. Ed eccoli qui. Alcuni appunto non sappiamo ancora che cosa fossero. Questo, cioè, non l'abbiamo mai visto da nessun'altra parte. Quest'altro vedete anche voi che è una via di mezzo tra Gorochu e lo starter di questa generazione. Questo, beh, è lo starter che ho preso in questo gioco. E eccolo qua. Ed era partita la discussione sul ma dobbiamo considerarlo questo, perché scusa, è solo Mary il Mar Rosa e con le orecchie piccole, ma è solo Mary il Mar Rosa. No, questa pagina è stato tutto quello che avevamo per anni, per tantissimi anni. Gli unici Pokémon scartati che conoscevamo erano questi. Con un paio di dettagli, un paio di cose che c'erano state dette, scritte da qualche parte. Che bello però. E era un bel momento perché di Pokémon sapevamo davvero così poco, ma così poco. Cioè adesso noi abbiamo tutto, io sto giocando a una versione scartata del gioco. Se me l'aveste detto anni fa non ci avrei mai creduto. Comunque litigammo su quel Meryl, litigammo tantissimo. Sì, tutto qua, quel che dovevo mostrare, sì. Sono una delusione, lo so. Ok, questa è la caverna, questo è il nonno, vero? Ora, mettiamo per primo un Pokémon che sia in grado di affrontare Pokémon di tipo roccia o altro, ed entriamo nella miniera e vediamo che succede. È vero! Mi ero dimenticato che c'è questo meccanismo, è un casino. Che audio d'appunto. Ah, cambiamo Pokémon a questo punto. Vai Cotora. No, si è addormentato. No. Mi tocca cambiare Pokémon di già. Vai Beedrill, schifosissimo. Oh, ci si è liberati di Beedrill. Ora Dom. Non posso mandare Cotora contro Squirtle, purtroppo. Usiamo una pozioncina su Cotora, poveretto. E continuiamo a esplorare. Ok, è tutto vuoto qua. E mi l'hanno pure avvelenato, fantastico. Bene, non ho niente per curarmi dal veleno. Per chi non avesse mai giocato a un gioco Pokémon vecchio, il veleno è una fregatura. Cioè, non ti salverei mai dal veleno.
Magari questo invece è un antidoto. No, non lo è. Mi tocca tornare a casa, davvero. Che carino che è Zubat, però. Ho ben due Pokémon messi male, quindi... Per essere appena entrato all'interno della miniera, stiamo partendo malissimo. Cambiamo il Pokémon da mettere per primo. Cambiamo di nuovo Pokémon da mettere per primo. Basta! Basta! Io so che purtroppo questo... Io so che purtroppo questo meccanismo... Che cos'è ancora? Ah, ripeti. Stavo dicendo che io so che purtroppo questo grosso meccanismo, gioco, rebus è famoso per essere complesso. C'è gente che non lo sopporta. Dio mio, tutto così? È troppo tempo che non gioco ai Pokémon vecchi. Ai giochi Pokémon di una volta, quindi non mi ero reso conto fossero così tanto fastidiosi. Ah, non credo di aver capito come funzioni. Oh no. Non ditemi che mi serve davvero una MN. Dio mio. Spero che non mi serva una MN perché io non so neanche dove iniziare a cercarla. Ma avete visto che cosa ho appena trovato? Beh, non la userò subito su Nidorino perché altrimenti non impara più mosse. Però possiamo evolvere Nidorino quando vogliamo. Ok, risolta in fretta. Ce la facciamo, ce la facciamo. Ma sei tu, sei tu! Non è lei la bambina che la gente stava cercando, è che anche lei sta...
Il fatto che anche lei stava cercando la bambina che si è persa qua dentro. Ok, non sapevo se andare a destra o a sinistra, ma... È gigantesco sto posto. Non pensavo fosse così grande. E di nuovo serve forza. Ok. Abbiamo trovato forza. Abbiamo appena trovato forza. E a chi lo insegniamo? Fanfi. Che tanto non ha bisogno di azione, può prendersi forza direttamente. Visto? E quindi adesso possiamo andare dalla direzione opposta, risalire di sopra, arrivare fino a questa roccia e usare forza. E ora? Bellissimo. Ma di qui io ci sono già passato, vero? Vabbè, però possiamo muovere i carrelli ora. Di qui non ci sono già passato, vero? No, non ci sono già passato. Ok, 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 ce la stiamo cavando, ce la stiamo cavando. Di qui non posso perché c'è l'acqua. Dio mio! Un altro oggetto. Un bel rivitalizzante effettivamente serviva. Ok, dai che ce la facciamo. Io credo in me. Si scende. Dio mio! Il modo in cui sto venendo continuamente interrotto è pazzesco. No, Gesù, su Nidorino serve la pietra lunare. Oddio. Ora proviamo a vedere se possiamo spostare quest'altro carrello. E... sei tu la bimba! Non mi è sembrato così difficile, cioè tutti ne avevano parlato come se fosse un casino, ma non è un casino. C'è già il radar, oddio. Non pensavo che ci fosse già. Effettivamente sì, cioè non è una cosa di terza, è una cosa di seconda generazione. Oh, era a casa loro. Oh. Cosa sta succedendo adesso? Un'altra che ha bisogno di aiuto.
Aiuto, il Team Rocket sta cercando di acchiapparsi il museo oceanografico. Che birbantelli. Terribile. Ma adesso li andiamo ad affrontare da bravi, vero? Anzi, visto che ormai Aqualo è bello forte, mettiamo come primo Pokémon Kotora e lo alleniamo per bene. Ah, si può lottare anche in città adesso. Bene, Kotora è già andato. Fantastico. Cos'è un Grimby? Oh, era lui. Ah, tutti e due di seguito. Ok. Ce la facciamo tranquillamente. Ok. La silhouette di questo Pokémon mi ricorda parecchio Brion. Sì, sì, sì. Ma infatti hanno riciclato tantissima roba in generazioni successive a questa. Ma non così tanto, e secondo me questo è un Pokémon molto più interessante di Brion. Tra l'altro l'hanno unito a un'altra idea di un altro Pokémon che c'è più avanti nel gioco, credo. Cavolo, Chiara si sta dando da fare, un altro personaggio rispetto a come è nel gioco che conosciamo tutti. Ok, non, ho capito che lui deve essere ancora aiutato, quindi mandiamo Dipup e... Ok, Tuononda al posto di... Colpo coda. Altro personcina carina da affrontare. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non so se questa cosa sia stata riempita o fosse già nella beta, ma... Queste Cassidy! Queste Cassidy! Allora, Butch e Cassidy che appaiono in Pokémon sono stati utilizzati per i personaggi femminili in Pokémon Oro Argento. Non pensavo l'avrebbero fatto già nella beta. Ha senso. Ha molto più senso che per esempio Lugia, però ha senso. Oh mio Dio, stato di Lapras. E vive nella miniera. Oh mio Dio, non ci credo. Krabby? No, mi faccio la visita del museo a questo punto. Che bello però il museo, cioè... Sì, direi che è assolutamente una leggerissima evoluzione del... dei giochi di prima generazione. Il capo palestra che è in difficoltà ha bisogno del tuo aiuto e allora tu devi affrontarlo con... È tutta roba che poi avremmo rivisto in tutte le generazioni successive ed è tutta roba che era prevedibile già dalla prima. Qui dentro cosa c'è? Gap Gold, non so cosa sia. Facile con lui. Thundershock ed è andata. Nonostante la confusione, vai Kotora!
Coughing, te lo facciamo vedere, ma poi cambiamo. Ok? Fa niente. Non t'offendere. E siamo arrivati all'ultimo. Dovrebbe funzionare. Sembra un acquario più interessante di quello di Rubino e Zaffiro. Ma no, quello di Rubino e Zaffiro era utilissimo per imparare qualcosa davvero sul mare per chi non ne sapeva nulla. Kans, banale citazione all'anime. Contro di questo proviamo a mandare Paddypup. Ruota fuoco ed è andata. Oh, ovviamente loro hanno il gattino di merda. Oh. Vai, Fanfi. Dimostra che puoi battere da solo Ring Ring. Ok, lui mi odia ora, non mi sopporta. Mi minaccia. Parte alla velocità della luce, arriva Chiara e mi dice: oh mio Dio, ma sei stato proprio bravo, adesso ti faccio finalmente affrontare i miei Pokémon. Infatti. Comunque sì, questa è una Chiara assolutamente adulta nel videogioco, poi l'hanno fatta bambina. Cos'è un Turban? Ah, Turban lo so che cos'è. Dopo aver visto lo zoo di prima generazione, però questo non è poi così sconvolgente, eh. Sì, questo gioco è davvero tanto una via di mezzo tra la prima e la seconda generazione. Sarà di tipo normale lei oppure no? Perché effettivamente... Dio mio. Scopriamolo con la prima allenatrice, vai. Di che tipo siete? Normale. Assolutamente normale. Quindi in questo gioco il tipo normale è super efficace sul tipo normale, giusto? Ah già, è vero, quello è tipo normale, ma non serve a niente in questo contesto. Guardala come gira su se stessa veloce. Basta premere un tasto e lei inizia a girare su se stessa. Prossima, vai. Ora. Scopriamo se è davvero super efficace. Uso botta. E no, non è super efficace. Allora io non ho ancora capito come funziona sta cosa del super efficace con il tipo normale. Oh mio Dio, Iglybuff era diverso rispetto a com'è nel gioco. Iglybuff era tanto diversa. Devo rispondere a Steven dicendo: ricorda che tutti i giovedì alle 8 io sono da Dario Moccia, eh? Sono sul suo canale in live. Sì sì, botta è di tipo normale, ma all'inizio di questo gioco mi è capitato di usare botta su un Pokémon di tipo normale e qualcuno ha risposto: è super efficace. Come super efficace? Come fai a essere super efficace su un Pokémon di tipo normale? E uno in chat mi aveva detto: ai tempi inserirono questa cosa per la seconda generazione e cambiarono idea in fretta, per fortuna. A quanto pare non è così. O quel Pokémon non era di tipo normale e c'è un altro tipo a cui il tipo normale è super efficace. No, no, non è di tipo lotta. Era un Pokémon di tipo normale contro un Pokémon di tipo normale. E la mossa era botta. Come fa botta a essere super efficace? Chiaramente, o quel Pokémon non era solo di tipo normale ed era super efficace sul secondo tipo. Oh, fra 5 minuti esce il mio nuovo video. Beh, per il mio nuovo video concluderò ovviamente questa live e vi dico subito, andatelo a vedere. Se voi guardate subito il nuovo video, appena esce, e commentate, fate qualcosa, eccetera, effettivamente date una mano al mio canale a crescere.
Perché nell'interazione si tiene conto anche di quanto in fretta dopo l'uscita voi andate a recuperare il video e quante interazioni fate. Quindi se mettete mi piace, se commentate e tutto il resto. Eh sì, vedi, è leggermente più grande, ma è uguale. È solo cresciuto un pochino. Ma ce la caveremo, perché lei in questo gioco non ha nessuna mucca, perché ancora non le avevano inserite. Quindi ruota fuoco, ruota fuoco, ruota fuoco, ed è andato il primo. C'era già Miltank! Ok, siamo in difficoltà, ma ce la possiamo cavare, ok? Ok, vai Beedrill. Ok, vai Fanfi. Ora vai Dom. Doppio calcio, super efficace, vediamo. Come attrazione, perché attrazione? Sì, sì, era disegnato malino, ma era... Ricordate che tutti i disegni che vedete sono di prova. Nessuno di questi è definitivo. E anzi, quelli troppo di prova sono già stati sostituiti, è una versione già migliorata questa. Ti prego. No! Ok, cambiamo Pokémon. Pistolacqua. Pistolacqua. E niente, è andata. Kotora. Kotora, ti prego, dimmi che puoi usare il tuo Nonda per primo. Porca vacca. Vai, Dom. Di nuovo. Dai, resisti al rotolamento. Adesso lo colpisci con due bei calcetti. Dai. Un calcetto. Due calcetti. Ritentiamo. Un calcetto. Due calcetti. Ok, ho bisogno di colpirlo ancora. No, dovrei riportare in vita letteralmente quello che sto usando ora, quindi... È andata. Ah. Vabbè, io per ora salvo. Ci vediamo in un altro momento a sorpresa, ok? Tra l'altro 24 ore di gioco, non sono 24 ore, perché quando accelero così passa più velocemente il tempo. Vedi, 58, è passato un minuto solo perché ho premuto un tasto per accelerare il tempo. Comunque, vi saluto, andate a recuperare il mio video che sta uscendo adesso, sarà un video interessante, lo prometto. E se non sapete di che parlo, aprite il video, scoprite se sapete di che cosa sto parlando e decidete se guardarlo lo stesso oppure no, altrimenti scoprite l'argomento. Esce tra meno di un minuto, tenete d'occhio il mio canale e ricordatevi, lasciate un commentino anche solo con scritto A, o con scritto U, o con scritto Oh, non mi aspettavo che facesse una collaborazione con questo youtuber all'interno di questo video, soprattutto dopo la live di oggi, o cose del genere. Ciao ciao, comportatevi bene.